C'era una figura del neofascismo sambabilino. In comune tra Murelli e Savoini c'è anche la Lega. All'inizio degli anni 90, Maurizio Muralli decide di far iscrivere al partito di Bossi i suoi uomini migliori del gruppo Orion per perseguire una precisa strategia politica. Il tuo obiettivo, e mi viene raccontato da una persona che ha partecipato a quelle sedute, era di estrapolare l'essenza del fascismo e soprattutto del nazismo per poi riuscire a rivitalizzarlo. Tra la coppia Savoini e Salvini e una serie di personaggi, ve lo giuro, che sembrano appena usciti dal processo di Norimberga, ve lo giuro. Sei pronto? Vai! Il tuo destino, la tua missione è combattere, non ti deve neanche porre il problema vincerò o non vincerò, devi combattere, punto e pari, combattere l'ingiustizia. Qual è la storia di Maurizio, infatti? Un ragazzo di strada che viene coinvolto in un'accusa terrificante. Si fa quindi 11 anni di carcere, ma decide di trasformare con una rigorosa disciplina che si infligge la detenzione in un'occasione di crescita e di sviluppo culturale umano. Era un ragazzo di strada, diventa uno degli intellettuali più importanti della destra radicale. Che questa idea per cui se io conosco una persona, poi io questa persona sono il burattinaio, è assurda. Io Salvini, per esempio, non l'ho mai visto, ma non sono mai neanche fisicamente a un comizio, a una cosa, mai, mai. Avrei potuto, se a Gianluca Savini ho detto me lo presenti, probabilmente l'avrei anche conosciuto, ma non mi riguarda, non mi interessa, non ho interesse a conoscere Salvini, ma se fosse come Gatti sarei andato alla Velocità del Suono perché avrei voluto nazificare e spiegargli come si fa a diventare nazisti, a trasformare la Lega in nazismo, no? A quella che è un'ideologia che, come io dico sempre, è una maschera, ho imparato a capire che è una maschera mortuaria delle idee, cioè il mondo delle idee è una cosa, l'ideologia è una codificazione che quindi mette dei paletti ed è una maschera mortuaria rispetto all'idea. Certo. Restano i tanti appestati, e sono molti, sono tanti, sono quelli abbarbicati agli scranni del potere, a loro forse è più necessaria la cura, di certo amara ma salutare, che da più di 3 decenni Maurizio, con le sue edizioni, i suoi scritti, le sue opere, cerca di somministrargli. Le carceri sono due cose, dal mio punto di vista, e se non voglio rappresentare nessuno, parlo per me stesso, che sono allucinanti, sono il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Abbiamo resistito all'inverno affinché venga ancora primavera. Ce ne andremo con la brezza di aprile, cadendo tra i ciliegi in fiore. Passato il testimone, riposeremo su tappeti di margherite, in verdi prati imperlati di rugiada tra i canti delle cicale. Noi siamo foglie gialle. Abbiamo resistito e vegliato nella lunga e gelata notte, preparando la primavera. E se ad attenderci non saranno perle di rugiada e margherite, ma rovi e ortiche, per noi sarà lo stesso.